L'AILC, l'Associazione Ugubina per la lotta contro il cancro, che da oltre 28 anni favorisce lo sviluppo e l'attuazione di un progetto oncologico generale, ha un nuovo consiglio direttivo. Dopo le votazioni della giornata di mercoledì 14 ottobre, nella riunione web di ieri sera sono state assegnate le nuove cariche. Dopo 9 anni di incessante attività e impegno, Orietta Migliarini Colaiacovo ha lasciato il posto di presidente al neoeletto Benvenuto Procacci. Due i vicepresidenti. Martina Ferranti e Manuela Morelli, affidato l'incarico della tesoreria a Beatrice Nofri e della segreteria alla consigliera Antonella Baccarini. Presenti nel direttivo anche Lucrezia Brunetti, Angelica Nuti, Marco Nardelli e Maria Cristina Ercoli. L'associazione, che vanta ogni anno una media di circa 800 soci, nel corso del tempo è riuscita, per mezzo delle numerose donazioni pervenute, ad acquistare macchinari per la prevenzione dei tumori destinati all'ospedale di Branca. E da sempre sostiene l'equipe di cure palliative attiva sul territorio. Non solo, l'associazione promuove inoltre la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini in materia oncologica, la formazione degli operatori sanitari e dei volontari per l'intervento a favore dei malati di cancro e il favorimento della prevenzione per mezzo di screening. Il nuovo consiglio, costituito da numerosi under 35, è pronto a partire, con la determinazione che da sempre contraddistingue l'associazione. Nonostante i tempi incerti, il neoeletto Procacci ringrazia fortemente la presidente uscente Orietta Migliarini Colaiacovo, che per anni ha guidato con grande dedizione l'associazione, e tutti i consiglieri vecchi e nuovi che hanno reso l'AILC una realtà attiva e particolarmente sensibile a chi vive la malattia.